È in arrivo a Genova, proprio al Don Bosco, un grande evento, la Champions League del calcio Balilla, con numeri straordinari dal 15 al 17 novembre. Buongiorno a tutti, sì, qui a Genova ci sarà questo bellissimo evento in questo weekend, tante squadre parteciperanno da 17 nazioni. Ci sono tre campionati internazionali fondamentalmente, perché abbiamo il maschile, il femminile e la categoria dei veterani. Per l'Italia ci saranno 7 squadre, di cui 2 di Genova, Genova femminile e Genova veterani, che insomma sono anche reduci di ottimi risultati agli ultimi campionati italiani appena svolti: Genova femminile campione d'Italia e Genova veterani vice campione d'Italia, quindi insomma sono tutti i presupposti perlomeno per provarci in questa competizione internazionale. Di bello e importante di questa competizione è anche tutta l'attività promozionale che si sta insieme organizzando. Faranno delle attività che coinvolgeranno le scuole, gli oratori, la cittadinanza, quindi insomma Genova capitale europea dello sport è sicuramente per noi un'opportunità, e allo stesso tempo un'opportunità anche per la cittadinanza e per tutta l'Italia. E dopo le emozioni del Red Bull Serrabaco siamo pronti a vivere quelle del calcio Balilla, un campionato europeo con tante nazioni, agonismo, socialità per uno sport che non passa mai di moda. Sì, direi che Genova capitale europea dello sport ci abbia abituato a saltare davvero da un evento all'altro, parlando sempre di sport anche nella quotidianità con tanti progetti. Oggi è la volta di una presentazione di un evento per noi molto importante, la Champions League di calcio Balilla, che oltre a valorizzare l'aspetto agonistico con una partecipazione di 17 paesi, tantissime squadre, vede anche un ruolo fondamentale dello sport come aggregatore, come veicolo di socialità all'interno di una cornice incredibile, quella del Pala Don Bosco, che porta avanti appunto questi valori. Lo vedremo anche trasformato in una veste diversa dal solito, ma sempre nel nome dei valori dello sport che esso veicola, e in un clima soprattutto anche di grande festa, di grande coinvolgimento, in una disciplina che ci vede anche protagonisti con la squadra femminile che si è aggiudicata il titolo di campionessa d'Italia, e anche altre realtà, quindi un'eccellenza importante anche dal punto di vista poi dei tavoli e dei calcio Balilla stessi. Quindi sarà davvero una tre giorni di emozioni, di sport, dove faremo rete e utilizzeremo anche questo evento per diffondere la cultura sportiva, la promozione entrando nelle scuole.